Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9790 kHz delle onde corte, realizzate negli studi RWS di Firenze e BCL News di Palermo, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute, la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Domenica 29 maggio, buon ascolto e un saluto a voi tutti amiche e amici sintonizzati, come abbiamo detto, sui 9790 kHz. Quest'oggi abbiamo in programma per voi tre appuntamenti. Il primo è con Roberto Scaglione e la sua rubrica settimanale Studio di X, dedicata al radioascolto internazionale, più in generale ai temi della comunicazione radiofonica. Un servizio a cura della redazione di Roma di Radio Voce della Speranza. Parleremo infatti del World No Tobacco Day, che come ogni anno si svolge il 31 maggio, promosso dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per contrastare quello che ancora oggi è un'epidemia, come la dipendenza dal fumo, dal tabacco. Sentiremo quali iniziative verranno proposte un po' in tutto il mondo per combattere quella che è una vera e propria piaga sociale. E poi continueremo con Sfogliando il giornale. Prenderemo in considerazione un tema che fa sempre discutere, è quello dell'accettazione, del perdono, del rifiuto, della rabbia di fronte ai drammi dell'esistenza. In questo caso parleremo addirittura della morte di un figlio, come nel caso della mamma di Ciro Esposito, quel ragazzo che certamente ricorderete, tifoso del Napoli, che è stato assassinato a Roma in occasione della finale della Coppa Italia Fiorentina-Napoli. L'omicida è stato condannato a 27 anni di carcere, ma le reazioni sono diverse, ascolteremo vari pareri e lo faremo insieme a Samuele Orsucci, psicologo e psicoterapeuta. Ma a questo punto diamo la linea a Roberto Scaglione e a Studio di X. Va ora in onda Studio di X. E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 664 Studio di X, l'ultimo del mese di maggio che ci accompagnerà fino ai primi giorni del mese di giugno. Ci avviciniamo all'estate, sono cominciate anche le aperture FM, devo dire in Italia al momento molto a rilento, ma insomma in bocca al lupo anche a chi si occupa di questa branca del nostro hobby, insomma chi a queste ricezioni ha dedicato la sua attenzione. Così come ringraziamento va anche a tutti coloro che ci contattano durante la settimana, che ci segnalano la loro ricezione, siete veramente in tanti, vi ringraziamo come al solito. Adesso ne citeremo qualcuno come facciamo sempre in apertura. Volevo spendere però due parole per quello che riguarda la trasmissione di Radio BCL News, che almeno per il periodo a 16 è confermata il sabato sera e la domenica mattina con un'ora di trasmissioni, mezz'ora scarsa di Studio di X e il resto un estratto del Vintage Radio Show sui 6070 kHz.